Granarolo, insomma, per chi non la conosce, è una realtà che mette insieme due mondi, no? Un mondo cooperativo, un mondo agricolo, perché insomma l'azionista principale di Granarolo è la cooperativa Gran Latte, che è associata praticamente in 600 allevatori diversi in tutta Italia, da nord a sud, conferisce la materia prima latte, e ha anche una seconda anima che è una società per azioni, no? Manageriale, moderna, e la insomma, commerciale. Esatto, Granarolo SPA, che si occupa della trasformazione del prodotto della materia prima latte attraverso 13 stabilimenti in Italia e anche tanti altri nel mondo ormai, due in Francia, tre in Brasile, uno in Nuova Zelanda, esatto, uno in Germania, che praticamente trasformano la materia prima latte in una miriade di diversi prodotti, sia per il consumatore finale, per l'industria, per il food service, eccetera, eccetera, e insomma organizza anche tutta la distribuzione fino al punto vendita. È vero che ci sono tante collection, no? Non è una novità assolutamente da parte di Granarolo proporre un'attività di fidelizzazione a premio certo. Allo stesso tempo, perché è importante per noi proporla? Uno, perché insomma, la maggior parte del nostro bacino acquirenti, come li leggiamo, li profiliamo anche noi, compriamo tutti i dati possibili da panel consumatori, eccetera, eccetera, si tratta comunque di famiglie composte anche da una grossa parte in termini di potere di acquisto da persone più anziane, quindi più propense ad adottare sistemi di acquisto più tradizionali. Un altro elemento che differenzia Granarolo rispetto ad altre collection, altre attività di questo tipo, è che ovviamente Granarolo è un marchio che lavora insomma in diverse fasi della vita delle persone, no? Il latte, no? Il prodotto lattiero-caseario è un prodotto che accompagna la persona in diverse fasi della vita, insomma, parlando in inglese, no? La customer journey passa attraverso diversi milestone nella vita, ci sono dei momenti di mutazione, no? Di mutamento. Ma c'è anche la meccanica intergenerazionale, cioè i nonni che raccolgono i bollini, sì. I bambini. Quindi, cioè, effettivamente quello che vediamo noi e dove veramente noi puntiamo con le nostre collection è sull'attivazione di tutta la famiglia per il bambino. Quale diresti oggi essere la sfida più grande nella tua azienda sui temi della loyalty? In questo momento storico particolare, devo dire che la sfida è molto legata allo scenario inflazionistico che stiamo vivendo, che se devo parlare proprio di questi mesi, perché oltre alla pressione reale, insomma, che questa situazione abbia creato per tutti gli attori della catena, anche dal punto di vista del consumatore, sposta la lente dalla qualità, dal valore aggiunto, dalla filiera, da tutti i messaggi di qualità che noi vogliamo dare a un prezzo, no? La maggior sfida in questo momento è cercare comunque di veicolare continuamente questo messaggio della qualità, del valore aggiunto, anche all'interno di un contesto, insomma, che svalorizza, no? Tutto attorno svalorizza. Grazie assolutamente per l'opportunità di partecipare a questa tavola rotonda molto, molto interessante, con degli spunti molto attuali sul tema della loyalty, insomma, in un mondo in continua evoluzione, in uno scenario inflattivo che mette tantissima pressione su tutti gli operatori della filiera, sono stati toccati degli argomenti proprio attuali su come rafforzare la collaborazione tra industria e grande distribuzione organizzata sulla fruizione dei dati per generare degli insight e generare valore per tutta la catena.